Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti all'ultima puntata per questo anno 2012-2013 per questa stagione televisiva su Libera TV a questa ultima puntata di Open Market, Spazio, Economia e Mercati che poi riprenderà a settembre come tutte le trasmissioni del palinsesto di Liberi TV che vanno in onda, come sapete, ogni venerdì sera sulla web TV di Liberi TV. Ebbene, a questo punto, visto che l'ultima puntata di questo ciclo è per circa 2 mesi, non avremo modo di fare il punto sui mercati, impronteremo questa puntata in modo da dare un orientamento di quello che potrebbe accadere nei prossimi 2 mesi di luglio ed agosto. E su questi mesi quali sono i livelli di intervento da poter, sui quali intervenire, i livelli di intervento di prezzo sui quali intervenire sulle varie attività finanziarie per prendere posizione a ribasso o a rialzo e prendendo posizioni di più ampio respiro che quindi comportino sul medio termine, nel giro di alcuni mesi, la possibilità di guadagno piuttosto che di perdite. Iniziamo questa puntata parlando di ciò, di un fatto importante che ha pertinenza con i mercati in maniera indiretta, ma molta pertinenza con l'economia e con la finanza in generale, quindi con i riflessi che poi sulla politica, e che è il vertice che si sta tenendo in questo momento a Bruxelles, dove sembra sia giunto l'accordo sulla unione bancaria, il che comporterà una maggiore trasparenza e unificazione tra le banche europee, e questo nei prossimi mesi potrà comportare l'uscita a galla di problemi che sinora non sono stati fatti emergere relativi alle banche, soprattutto francesi e tedesche. Le quali rispetto a questa unione bancaria, a seconda dei livelli di trasparenza che usciranno da questo vertice di Bruxelles, si troveranno a dover rendere molto più trasparenti i loro attivi e passivi di bilancio, e laddove questa trasparenza dovesse arrivare a un livello abbastanza approfondito, si verrà a essere chiaro per il mercato e per gli operatori di mercato che sia le banche tedesche, alcune banche tedesche, alcune banche francesi, tra le principali banche, hanno in bilancio dei derivati, la cui esposizione è molto più pericolosa, molto più pesantemente in perdita di quello di, invece, di quanto invece sono riportati in bilancio. Ciò significa che potremmo aspettarci già da quest'estate, o comunque forse da settembre, un nuovo acuirsi della crisi sui mercati finanziari. Tant'è che oggi, sempre a Bruxelles, sempre nell'ambito di questo accordo sull'unione bancaria, si è deciso anche definitivamente il fatto che è passato il principio per cui, di cui già dicevamo nelle scorse puntate, e per cui da oggi in poi le banche saranno salvate non più con i soldi dei contribuenti, di tutti i contribuenti, ma saranno salvati anche, cosa per la prima volta accaduta nella storia moderna della finanza, anche con i soldi dei depositanti. Cioè, se sinora chi comprava azioni di una società, e quindi anche chiaramente di una banca, o chi prestava soldi ad una società comprando obbligazioni, quindi anche l'obbligazione di una banca, sapeva bene o male di esporsi a un rischio di perdita anche eventualmente totale del capitale nel caso di fallimento della banca, questo non era vero per esempio per chi aveva invece i depositi presso una banca. Da oggi in poi invece passa il principio per cui, il principio a livello legale, quindi per legge, per cui i depositi al di sopra dei 100.000 euro, al momento questa è la soglia stabilita, poi vedremo alla fine di questo incontro di Bruxelles se sarà variata questa soglia, passa il principio, dunque, diciamo, per cui tutti i depositi dei risparmiatori presso una banca al di sopra dei 100.000 euro, se quella banca fallisce, potranno essere utilizzati alla stregua in subordine, dopo aver utilizzato il capitale azionario, dopo aver utilizzato il capitale obbligazionario,
si poteva usare i depositi al di sopra dei 100.000 euro per ripianare le perdite della banca che dovesse trovarsi in una condizione di fallimento. Ciò chiaramente, data la scarsa trasparenza che viene data alle decisioni che si prendono a Bruxelles, data la scarsa comunicazione e anche la non corretta comunicazione che viene effettuata su questi argomenti, ci potremo trovare nei prossimi mesi di fronte a qualche crisi bancaria che poi potrà affliggere i risparmiatori non in quanto contribuenti, ma in quanto magari depositanti di una banca che si troveranno inconsapevolmente ad aver messo dei depositi presso delle banche non sapendo di rischiare la stessa stregua degli azionisti e degli obbligazionisti. Quindi si raccomanda molto a tutti i web spettatori di rivolgersi in questo periodo storico a consulenti finanziari indipendenti affinché gli vengano date tutte le corrette informazioni, si facciano date tutte le corrette informazioni rispetto ai rischi che corrono anche relativamente a prodotti o a modi di utilizzo della liquidità che sembrano in apparenza sicuri e tranquilli. Quindi, fatta questa premessa, andiamo sull'osso dei mercati, andiamo al nocciolo dei mercati. Innanzitutto, per questa settimana registriamo un ulteriore debacle dell'oro che ha perso definitivamente l'area 1360, il minimo fatto registrare ad aprile di 1321, e si è portato fino ai 1221 dell'altra notte di minimo. Ricordo che stiamo registrando la puntata del giovedì 27 giugno. Per problemi chiaramente di chi conduce la trasmissione e non di chi non della TV Liberi TV, ma pensavamo di fare un servizio gratuito comunque registrando questa puntata un giorno prima e dandola comunque per domani sera. Diciamo quindi, per questo livello l'oro si è spinto fino a 1221 dollari l'uncia. Già questo può essere un buon livello in cui pensare di rientrare sull'oro, anche se è un movimento che potrebbe esserci al rialzo sull'oro, qualora ci fosse un rimbalzo, che statisticamente ha una certa probabilità di realizzarsi da questi livelli, sarà ancora un rimbalzo di breve respiro, che a nostro avviso in ipotesi massima potrebbe spingersi fino al minimo di aprile, cioè a 1321, ma con molta più probabilità si troverà ad avere un rimbalzo nell'ordine del 4-5%, quindi portandosi al massimo attorno a 1260-1270 punti. Dopodiché le aspettative sono per un ulteriore ribasso dell'oro, almeno, e questo entro la fine dell'anno, almeno fino ai 1190 dollari l'uncia in prima battuta, quindi siamo a poca distanza da 1221, siamo all'incirca al 3% in meno, e forse con comunque un elevato grado di probabilità addirittura fino a 1120 dollari l'uncia. Da quei livelli, soprattutto a 1120 dollari l'uncia, per chi non è ancora assolutamente entrato con oro fisico sul mercato, potrebbe iniziare ad essere conveniente cominciare a mettere qualche cosa da parte sull'oro fisico, tenendo presente che l'escursione massima che ci aspettiamo rispetto agli studi statistici che abbiamo fatto sui mercati rispetto agli studi statistici fatti chiaramente anche da studiosi della materia molto più titolati di noi, c'è comunque sempre da considerare una probabilità benché inferiore rispetto a quelle per cui portano i prezzi fino a proietterebbe i prezzi fino a 1120 dollari l'uncia, la possibilità anche che i prezzi possano estendersi fino ai 950 dollari l'uncia, che sarebbe insomma almeno un altro 30%, quasi un 30% in meno rispetto ai prezzi attuali. Quindi il consiglio operativo in questi casi è sul raggiungimento dei 1120 dollari l'uncia sull'oro, di comprare oro fisico, ma allo stesso tempo di proteggersi sul mercato finanziario comprando dei contratti di opzione a vendere l'oro a 950 dollari l'uncia, questo per scadenza d'anno, cioè su scadenza dicembre, così diciamo da pagare circa un 3-4% di premio sul controvalore, più o meno sono questi i prezzi
praticati da maggiori broker, e quindi a fronte di un'assicurazione del 3-4% non avere l'ipotesi sgradevole di trovarsi l'oro comprato a $1,120 a un livello deprezzato. Eventualmente poi dovesse arrivare ai 950, si tratta di vendere i contratti comprati di opzione put e a quel punto incassare i guadagni e mantenere le posizioni in oro fisico. Si raccomanda assolutamente oro fisico perché, benché momentaneamente tutte le questioni geopolitiche, economiche e finanziarie sembrino sopite o comunque in una fase non di soluzione ma quantomeno di stagnazione di stasi tali che comunque non lasciano presagire ulteriori peggioramenti, in realtà se si osserva e si analizza bene le situazioni di frizione geopolitica e le situazioni di frizione economico-finanziaria, si nota che in realtà ci sono una serie di polveriere che sono le stesse che sono esplose sinora, debiti pubblici occidentali, a debiti di alcune società e comunque frizioni geopolitiche, le quali solo momentaneamente sono subite e sono adombrate da altre questioni politiche di primo piano, ma non sono affatto risolte, anzi si stanno acuendo per dimensione e per la portata che possono avere poi successivamente. Quindi l'attesa è che nei prossimi mesi possano riesplodere queste frizioni geopolitiche e queste frizioni economico-finanziarie, tali da rendere di nuovo tali da portare di nuovo un flusso di denaro sul bene rifugio come l'oro. È chiaro che bisogna considerare sempre che l'oro è un'attività che è un bene rifugio, ma che non dà un rendimento perché non è un'azienda che produce utili, e quindi va vista nell'ottica l'acquisto di oro fisico di protezione, di assicurazione contro un default del sistema o a livello politico o a livello economico finanziario. Quindi in quest'ottica ciò che serve è l'oro fisico, perché qualora dovessero le istituzioni di mercato, le istituzioni politiche avere dei momenti di defiance molto forti, è chiaro che anche i contratti su cartaceo o oro servirebbero a poco, sarebbero momentaneamente congelati. Questo chiaramente implica che non ci si può mettere tutti i propri averi sull'oro, ma comprarne una parte su questi livelli che abbiamo indicato potrebbe essere un'assicurazione per il futuro. Allo stesso tempo continuiamo l'attesa, come dicevamo anche nelle scorse puntate, l'attesa di un ulteriore ribasso dei mercati. Come dicevamo nelle scorse puntate, rispetto alle punte massime fatte registrare a gennaio dall'indice FTSE MIB e il mese scorso dall'indice Standard & Poor's 500, i mercati non hanno, l'indice americano Standard & Poor's 500, i mercati non hanno ancora superato questi massimi. E la nostra attesa, come è detto, sia per questioni di natura economica, per quanto sembra essere rallentata momentaneamente la crisi, o comunque essersi portata a un livello tale rispetto al quale la discesa attesa è inferiore rispetto al passato, ciò nonostante, per le frizioni in atto e subite di cui dicevamo prima, è pensabile che questa fase di ribasso continui in maniera ancora più accentuata e con molta probabilità manifestando un minimo sui mercati azionari nel 2014, probabilmente verso la seconda metà del 2014. Ciò indicativamente significa che se vi dovesse essere dei ribassi già molto forti nel mese di luglio e agosto, nell'ordine del 20% sui vari mercati, in qualsiasi caso quel livello, pur aspettandoci dei minimi ulteriori, quel livello potrebbe essere un interessante livello di ingresso per quantomeno iniziare a comprare azioni sul lungo termine, che può essere un ulteriore modo per assicurarsi contro default politici o default del sistema momentaneo del sistema finanziario, e avere comunque delle aziende che ci producono un reddito anche in situazioni di crisi, che possa sopperire dandoci degli utili che possano sopperire magari alle nostre mancanze reddituali in questo periodo.
Quindi un 20% meno dei livelli attuali, che è probabile che si raggiungano verso l'anno prossimo, ma qualora dovesse capitare in questi 2 mesi che non ci sentiamo, in cui non andremo in onda, è ovvio che bisogna approfittare di quei livelli, e quindi sull'indice standard, sull'indice FTSE MIB 40, sull'indice di Borsa Italiana, significa che, come abbiamo già indicato altre volte, un'eventuale discesa sotto i 13.000 punti, attualmente siamo attorno ai 15.400 punti, un'eventuale discesa tra attualmente i 10.000 o poco sotto i 13.000 può essere un buon punto per iniziare a comprare. Assolutamente non prendere tutte le posizioni azionarie già a quel livello, poiché l'attesa è per a fine ciclo è di avere un ribasso sull'indice FTSE MIB fino a circa 11.700-11.000 punti di indice. Però ecco, già attorno ai 13 può essere interessante comprare. Nel breve termine l'indice sta stazionando tra i 15.900 punti e i 14.700 punti, è in questo range, e forse probabilmente è quello che più facilmente accadrà nei prossimi mesi, sarà che continuerà bene o male a restare in questo range, o quantomeno in un range leggermente più allargato, che potrebbe essere tra i 14.200 e i 16.700 punti. Un range più ampio, ma che comunque non va né a superare i massimi di gennaio, che sarebbero invece la cartina di tornasole per un cambio di tendenza di lungo periodo, attorno ai 18.000 punti, né tantomeno si andrebbe in questo caso a sforare i minimi di luglio dell'anno scorso, intorno ai 12.300 punti, che sarebbe invece viceversa un segnale di accelerazione della tendenza al ribasso per i mercati azionari italiani, che dovrebbero condurre almeno fino a 11.700 punti. Quindi il consiglio è, in questa fascia orizzontale di prezzi abbastanza ampia, è di comprare attorno ai livelli minimi di questa fascia, cioè una rientrata attorno ai 14.700 molto lire. Questo per chi fa chiaramente un trading in cui l'acquisto e la vendita di azioni avvengono anche nel corso di alcune settimane o di mesi. Diversamente, per chi invece è abituato a comprare e a tenere azioni, è conveniente più aspettare i 14.000 punti almeno, i 13.000, per iniziare a prendere una prima posizione che non dovrebbe essere superiore al 10% del patrimonio che si decide di destinare al mercato azionario. Allo stesso tempo, sull'indice standard S&P 500 abbiamo avuto un massimo a 1.687 dollari circa nel mese scorso, e con un minimo invece fatto registrare le scorse settimane a 1.570 dollari circa. È ipotizzabile che in questi 2 mesi, bene o male, l'indice si posizioni in una fascia orizzontale di prezzi attorno a 1.550, cioè 1.550 dollari e i 1.650, attualmente in atto un rimbalzo che ha riportato l'indice dal minimo relativo fatto registrare a 1.570 fino al prezzo attuale dei 1.616 dollari. L'attesa è che questa prosecuzione del rimbalzo, che si abbia una prosecuzione del rimbalzo fino a circa per un massimo, diciamo, atteso fino attorno ai 1.650 punti. Quindi diciamo c'è a forza e spazio per una salita ulteriore di un altro 2%. Ma da quei livelli il consiglio è per chi fa attività anche di vendita degli indici, di vendita da scoperto dei titoli, sarebbe utile da quel livello iniziare di nuovo a vendere gli indici sia americani che europei, per approfittare poi dei successivi ribassi. La chiusura di queste posizioni ribassiste dovrebbe avvenire solo al superamento dei 1.690 punti, a livello al quale si chiuderanno le posizioni ribassiste e si apriranno invece posizioni al rialzo, poiché quello sarà una chiara indicazione che effettivamente la tendenza di medio-lungo periodo sarà cambiata. Ma attualmente non ce ne sono le ragioni a livello macroeconomico e microeconomico, né tantomeno a livello di istituzionale politico e istituzionale finanziario, per cui presumiamo con molta probabilità si continui in queste fasce di prezzo con mano a mano una distribuzione delle attività finanziarie che poi precede, che è una fase che precede un'eventuale
eventuale crash dei mercati finanziari nel futuro. E a dare forza a questa visione è anche la debolezza di nuovo dell'euro nei confronti del dollaro. Infatti, come dicemmo la scorsa puntata, ci aspettavamo un rimbalzo dell'euro fino all'area, al massimo di un'area, dell'area di 1,36, c'è stato invece un rimbalzo, ci aspettavamo per l'area 1,34-1,36 massimo, e su 1,34, sul cambio di 1,34 dollari rispetto a un euro, l'euro ha cominciato a ritracciare riportandosi di nuovo in area 1,30. Bene, anche qui per il cambio euro-dollaro l'attesa è per un movimento dei prezzi in una fascia laterale per i prossimi mesi che staziona attorno a 1,28-1,28,50 di minimo e 1,32-1,33 di massimo. Quindi sui livelli massimi, per chi vuole mantenere posizioni di lungo periodo, il consiglio è vendere euro contro dollari ogni volta che si arriva attorno a 1,33 o a livelli superiori, e viceversa, per chi invece vuole fare operazioni di piccolo cabotaggio, è conveniente acquistare attorno ai livelli di prezzo di 1,28-1,29 per vendere attorno ai livelli di prezzo di 1,31-1,32, se ci si riesce anche 1,33. Fatto questo quadro, come sempre i settori che, privilegiati per quanto riguarda il mercato azionario restano tutte le aziende produttrici di beni la cui domanda è rigida rispetto al reddito, cioè le aziende produttrici di quei beni che, benché i redditi pro capite di ognuno dei cittadini dell'Occidente siano in costante diminuzione, la caduta dei consumi sui beni di quelle aziende sia meno che proporzionale rispetto alla caduta dei redditi. E quindi in particolare, come sempre, ci riferiamo al settore energetico, al settore delle utility, cioè degli erogatori di servizi come acqua, gas per il riscaldamento, e magari in questo caso inizierà a tenere d'occhio anche le compagnie telefoniche, visto che ormai hanno ridotto i propri prezzi. I prezzi sia per le connessioni internet sia per la telefonia a un livello tale per cui gli utili che vedremo nei prossimi anni saranno già abbondantemente ridotti e comunque saranno tali da poter essere affrontati ancora rispetto alla situazione attuale dai consumatori e quindi su eventuali forti ribassi anche l'attenzione delle aziende delle telecomunicazioni. In tutto questo e quindi gli alimentari anche, le aziende alimentari o tutto ciò che ha comunque i farmaceutici, chiaramente facendo un cosiddetto stock picking, cioè vedendo tra le varie aziende del settore quali sono quelle che quotano rispetto agli utili che distribuiscono, agli utili che sono capaci di produrre, quali sono quelle che quotano a un livello più basso. Inoltre poi si può dare un'occhiata al settore finanziario, tenendo presente quello che abbiamo detto che potrà accadere nel settore bancario e approfittando proprio del fatto che se dovessero accadere dei crash dovuti a collassi o all'uscita di notizie negative sul settore bancario tedesco e francese, a quel punto questo comporterà sicuramente dei crolli anche sui valori azionari delle altre banche, a quel punto sarebbe utile comprare soprattutto banche popolari, casse quotate o altre piccole banche quotate, i cui bilanci sono abbastanza solidi, che pur registrando dei forti ribassi nel momento in cui dovesse verificarsi qualcosa del genere, quindi che porterà chiaramente una notizia del genere, porterà chiaramente un riflesso ribassista su tutti i titoli finanziari, beh, a quel punto approfittare di quei ribassi sui mercati finanziari per acquistare azioni di banche e di assicurazioni che i cui bilanci sono soldi e quindi si riescono a comprare a prezzi interessanti, eventualmente dovesse accadere una depago sul settore finanziario. Per quanto riguarda il settore immobiliare registriamo ancora prezzi in caduta e rallentamenti ancora delle vendite in Italia e anche in questo caso iniziate a guardare intorno perché iniziano a presentarsi delle buone occasioni e come sempre è preferibile l'immobiliare residenziale magari di un certo pregio di piccola
La metratura, insomma, sempre come sempre, dicevamo anche nelle scorse puntate, tra i 70 e i 90 metri quadrati. E inoltre è chiaro che in una situazione del genere, che continuerà ad abitarsi su se stessa, visto che il governo con tutti i suoi programmi e i suoi decreti, poi alla fin fine ha messo poca carne sul fuoco. Facciamo l'esempio proprio del decreto uscito ieri, in cui si rimanda di 3 mesi l'aumento del punto di IVA, ma lo si rimanda chiedendo al contribuente di pagare anticipatamente una maggior quota di IRPEF a novembre. Chiaramente questo comporta in realtà il flusso di denaro netto che va nelle tasche dei cittadini sia pari a zero, cioè perché in realtà quello che non è aumentato come IVA, quello che non viene tolto come IVA dalle tasche dei cittadini, viene tolto come anticipo sull'IRPEF per l'anno prossimo. È chiaro che in realtà si tratta soprattutto di una redistribuzione del reddito, cioè di far anticipare le tasse a chi produce utile o eventualmente produrrà utili, per non aumentarle invece a chi vuole consumare. Quindi, diciamo, sostanzialmente questa misura ha solo il vantaggio di non deprimere in maniera ancora più eccessiva i consumi, ma non è detto che ci riesca, perché poi se da una parte ci si risparmia l'IVA, ma si ha la percezione di un aumento dell'IRPEF, anche se poi al conguaglio dell'anno prossimo ci verrà restituita, è chiaro che mancando questi soldi in tasca, benché l'IVA non sia aumentata, i consumi possono comunque non aumentare. E questo per dire è quello che sta accadendo in tutti gli stati occidentali, che c'è tutta questa serie di misure, tutta questa serie di proclami, di interventi sull'economia reale, che poi di fatto si sostanziano solo in spostamenti, in partite di giro all'interno del bilancio degli stati, ma senza avere un effetto reale sull'economia reale e sul portafoglio dei consumatori, tale che possa stimolare i consumi e far aumentare il PIL. Anche le stesse politiche monetarie del Giappone e degli Stati Uniti, è vero, hanno creato espansione, quantomeno hanno frenato una debacle superiore, ma sono sostanzialmente soldi che sono andati al sistema finanziario o comunque agli stati in maniera indiretta con l'acquisto dei titoli da parte delle banche centrali. È chiaro che un politico del genere possono quantomeno tamponare la situazione, ma non sono risolutive. La risoluzione è sicuramente quella per cui gli stati prendano atto delle loro politiche fallimentari in tal senso e diano una spinta propulsiva ai consumi, iniettando direttamente, facendo iniettare direttamente denaro dalle banche centrali nel sistema economico produttivo, e non invece nel suo sistema finanziario, e magari rimandando all'economia produttiva semplicemente delle partite di giro di bilancio che sarebbero solo una momentanea redistribuzione del reddito, ma non avrebbero un impatto di lunga durata sulla ripresa del PIL e dei consumi. Quindi la situazione resta, la situazione di fondo, la situazione macroeconomica di fondo e strutturale a livello politico resta più o meno la stessa dei mesi scorsi, salvo per il fatto che sembrano essersi sopiti i focolai. Questo quindi ci autorizza a fare attenzione, perché nel momento in cui i focolai sono sopiti è proprio il momento in cui possono poi avvenire le debacle più grandi sui mercati finanziari e sui mercati economici, e quindi tenersi pronti, perché eventualmente dovessero manifestarsi delle tensioni del genere, bisogna essere pronti per acquistare le attività che ci si presentano come occasioni di potenziale guadagno, o quantomeno quelle attività che ci possono consentire nel futuro di avere un'entrata reddituale rispetto che vada a compensare le eventuali perdite che avremo dai nostri redditi da lavoro rispetto alla situazione generale che ci si sta presentando. Bene, credo a questo punto di aver esaurito in minima parte, insomma, aver discusso un po' in minima parte delle problematiche generali che stanno affliggendo soprattutto il mondo occidentale, in tutte queste tensioni geopolitiche ed economiche, che ormai ci affliggono da almeno 4 anni, e credo di avervi dato un quadro
spero di avervi dato un quadro più o meno generale che vi possa essere di ausilio in questi due mesi in cui non saremo in onda per operare sui mercati in maniera quantomeno diciamo prudente e in un'ottica di poter fare se non dei guadagni comunque preservare il vostro patrimonio per il futuro e come sempre anche se non andremo in onda vi dico tranquillamente mandatemi se avete delle domande da farmi delle email potete mandare delle email alla redazione di Liberi TV o anche se per chi vuole può contattarmi su Facebook Alfredo Paruccioni mi contatti su Facebook chiedendomi magari qualsiasi parere in merito agli oggetti della trasmissione. Io sarò a disposizione per quanto possibile a rispondere alle vostre domande. E con questo non mi resta altro che augurarvi una ottima estate e prendere insomma fare degli ottimi bagni di Uruguay, riposarsi per bene, per chi vuole che va in montagna, insomma, prendere un po' un'area di montagna, insomma, soprattutto riposatevi, ritempratevi, insomma, auguri per tutti, che sia una buona estate per tutti e speriamo che questa situazione generale tendi poi effettivamente a migliorare e che ci sia quindi da parte degli stati occidentali una revisione delle proprie politiche economiche e geopolitiche. E con questo allora non mi resta che augurarvi buona serata e buon weekend, come sempre, da Alfredo Paruccioni, Liberi TV, Open Market, Spazio Economia e Mercato.